Siamo in compagnia del dottor Raffaele Lauria, presidente del WWF Caserta. Inquinamento ambientale, qual è la situazione a Caserta? Beh, non sono in vendita il WWF, ma le centraline dell'ARPAC hanno più volte evidenziato una situazione a dir poco catastrofica. Qual è il fattore, secondo lei, che maggiormente incide dal punto di vista ambientale? A nostro avviso, anche se si cerca di diluire le responsabilità, è sempre il problema del traffico che va al di là del concetto di limite dell'indice di sopportabilità della viabilità urbana di Caserta. Nell'ultimo periodo il comune di Caserta ha adottato alcuni provvedimenti per far calare i livelli di inquinamento dell'aria. Sappiamo però, dati alla mano, che tali provvedimenti sono serviti praticamente a nulla. Quindi le chiedo, questi provvedimenti, queste misure, servono realmente o sono utili esclusivamente a gettare fumo negli occhi dei cittadini? Allora, in natura c'è una legge della fisica che recita che in natura nulla si crea, nulla si distrugge, ma si trasforma. Allora, se il numero di autovetture circolanti per Caserta è sempre lo stesso e si chiude una strada o si riduce il traffico di una strada, allora l'inquinamento non fa altro che spostarsi. Il problema di via Giannone, tra parentesi, è risolto solo parzialmente perché noi abbiamo registrato tramite i nostri attivisti che all'angolo di via Giannone, parlo del quadrivio di Aldifreda, come pure dall'altra parte di via Giovesso verso Malvidelli, gli ingorghi si formano lo stesso. Quindi, da una parte la dimostrazione che le autovetture che circolano sono sempre le stesse sono troppe, e dall'altra parte c'è cioè, uno degli aspetti più democratici, tra virgolette, è proprio l'inquinamento che non conosce confini e quindi si diffonde lo Quindi stesso. bisognerebbe agire sul numero di autovetture che circolano e non Assolutamente sulle sì. strade e quindi sulla viabilità, ai sensi di marcia, eccetera. Assolutamente sì. Serve a poco. Oddio, non lo dice il WWF, ma studi del settore hanno dimostrato che aumentare il numero delle strade e aumentare la cosiddetta viabilità non fa altro che aumentare l'inquinamento atmosferico, ne parlo di inquinamento urbano, ovviamente. Come si stanno comportando le istituzioni a Caserta e provincia? Dal nostro punto di vista stanno comportando con la politica dello struzzo, cioè a dire si chiude via Giannone, o si riduce, meglio ancora, già non è creando un cordone sanitario. Tu lo sai benissimo che ci siamo battuti affinché la ZTL a Caserta non diventasse un cordone sanitario, tra parentesi l'hanno tagliata a pezzi, l'hanno smontata a pezzi, ma sono dei pannicelli caldi, nel senso che assolutamente non si risolve il problema, anche perché in alternativa al traffico ci dovrebbe essere dei sistemi di mobilità collettiva, attualmente insufficiente, per non dire assente, a Caserta. Quindi Caserta resta attualmente una città a una sola dimensione dal punto di vista della mobilità, vale a dire il traffico veicolare privato. A Caserta spesso si parla di cittadini indisciplinati e poco attenti al rispetto dell'ambiente. Qual è il suo parere al riguardo in qualità di presidente del WWF? Sarebbe facile dire colpa degli altri, però io dico che è colpa nostra di tutti quanti, nel senso che c'è bisogno di una maggiore consapevolezza e coscienza collettiva per la quale noi stiamo lavorando da tantissimi anni. E abbiamo il dovere di essere ottimisti nel senso che abbiamo riscontrato tutta una serie di segnali positivi. Esempio, i social ci dimostrano che praticamente il pubblico giovane e le nuove generazioni ci seguono e come. Ora lasciamo stare se sono o no iscritti al WWF. La cosa importante è il concetto di idee che si deve diffondere. Quindi anche per dare una risposta a chi dice Certo. il WWF siete quattro gatti, però quattro gatti che fanno opinione. Il problema è che tornando al discorso dell'inquinamento, dell'aria e del caso del traffico veicolare. È un po' come il discorso dei rifiuti. Per mantenere una città pulita c'è bisogno della collaborazione di tutti. Per far diventare una città o una strada sporca basta una sola persona. Tornando al discorso di via Giannone, per esempio, è ovvio che nel momento in cui il cittadino un po' più impaziente e meno sensibile vede che qualcheduno puntualmente viola il senso di marcia e va contromano, invadendo la corsia preferenziale degli autobus, e anche questo è stato fotografato e riportato sui nostri social, è ovvio che qualcuno dica: ma perché io sono l'unico, tra virgolette, stupido della situazione? Certo. Però bisogna insistere. Il discorso della raccolta differenziata dei rifiuti, perché è un po' più, diciamo, tangibile come esempio. Allora, ci sono tante persone di buona volontà e sono la stragrande maggioranza, te lo posso assicurare, che si sforzano a fare la raccolta differenziata. Se però da una parte non vengono incoraggiati dalle istituzioni e quindi di conseguenza non vengono premiati nel fare raccolte differenziate e dall'altra parte ci sta qualcuno che sporca la strada, allora è facile dire non serve a niente. E invece no, i segnali ci sono e sono tutti quanti positivi. In chiusura, che cosa sta facendo e come intende muoversi in futuro il WWF Caserta?
Informazione e consapevolezza, informazione e consapevolezza, informazione e consapevolezza. È l'unica battaglia per essere dei cittadini moderni che si può portare avanti in questo modo. Noi non siamo un'associazione che va a elargire posti di lavoro, non siamo un partito politico, non ci importa il numero delle tessere, noi lavoriamo solo ed esclusivamente per il benessere della collettività. Secondo il nostro slogan, vogliamo dimostrare che è possibile vivere in armonia con la natura. Non è un sogno perché tante realtà nel mondo dimostrano che è possibile perché un'altra realtà già c'è, esiste.